Sono tante le sensazioni di una giornata come questa. La prima sicuramente quella di rivedersi in presenza, che è un fatto che sicuramente allarga il cuore, allarga anche un po' la speranza. La seconda buona notizia è che in questa giornata aiutiamo anche un po' a riprendere le attività, perché riaprire una fiera vuol dire anche rimettere in moto il mondo economico, che è molto importante in questo momento per il paese. Quindi, grazie alle vaccinazioni, grazie al Green Pass, riusciamo a riprendere un po' della nostra vita, un po' delle relazioni sociali, ma anche un po' di economia. Ecco, oggi, questa giornata ha anche il significato più profondo, quella di unire appunto salute con economia. Io aprendo il primo congresso di questa mattina, il primo momento di incontro di questa mattina, ho ringraziato tutti i colleghi perché da un lato è evidente che la Federazione degli Ordini ha costruito un percorso importante sotto il rafforzamento culturale, abbiamo formato i farmacisti in maniera puntuale, abbiamo creato occasioni di sviluppo della nostra professione. E quindi quando purtroppo questa bestia terribile si è affacciata al mondo, i farmacisti italiani sono stati pronti a fare nel paese la loro parte. È evidente che il futuro della sanità sarà, da riscrivere, soprattutto per quanto riguarda, i servizi di prossimità, quindi tutte quelle che sono le attività dei farmacisti nelle farmacie territoriali. Senza ovviamente dimenticare quanto di importantissimi hanno fatto i farmacisti negli ospedali al fianco degli infettivologi e dei colleghi medici. Quindi diciamo, il nostro ruolo è un ruolo che abbiamo vissuto da protagonisti, non abbiamo mai chiuso, abbiamo dilatato i nostri orari, ci siamo messi a disposizione della comunità facendo anche cose che non facevamo mai. Pensate solo alla trasformazione dei numeri che tutti i cittadini italiani ricevevano sui telefonini dai medici, i numeri che rappresentavano invece la ricetta medica, che noi trasformavamo proprio in un minuto da una serie di numeri incoerenti in una dispensazione di salute. Quindi tante sono le cose che abbiamo fatto, abbiamo fatto i gel quando mancavano, abbiamo sconfezionato le mascherine, abbiamo dato una mano enorme per tamponare le mancanze di ossigeno. Addirittura anche grazie al coinvolgimento dei NAS siamo andati a casa dei pazienti a riprendere le bombole. Siamo stati i protagonisti della stagione nuova della sanità del territoriale che è la prossimità. Io credo che la sanità italiana non possa fare a meno dei farmacisti, non voglia fare a meno dei farmacisti, ma anche i provvedimenti parlamentari che in questi mesi si sono susseguiti dimostrano che la politica ha bisogno di professionisti sul territorio che facciano un lavoro molto importante per la gente. Noi l'abbiamo dimostrato in un anno e mezzo, con molta umiltà ma con molta determinazione rivendichiamo questo ruolo. Il farmacista del futuro noi l'abbiamo disegnato nel 2005 con il progetto che abbiamo voluto lanciare alla Assise dei farmacisti, un progetto che li coinvolgeva nella trasformazione. E siamo già cambiati, abbiamo bisogno, come dicevo, di una farmacia dei servizi che non sia più solo sperimentale come era purtroppo pochi mesi prima che il Covid deflagrasse nel nostro paese, ma una farmacia di servizi che diventi maniera per far sì che la risposta sanitaria sul territorio passi dalle farmacie. Quindi io mi vedo un farmacista sempre più vicino al paziente, sinergico con le altre professioni, perché ci sono sicuramente delle sinergie da oliare un po' meglio, un farmacista che sia vocato non solo a dispensare ma anche a fare qualcosa di più, qualcosa non per occupare territori di altre professioni, ma per dare una risposta di rete al cittadino. Ecco, in questo senso io credo che questa pandemia ci ha aiutato a prendere coscienza di questo ruolo della farmacia e dei farmacisti italiani e da questo punto bisogna ripartire per progettare insieme una sanità di prossimità a favore dei cittadini.